Napoli che mi preme. Io sono Ilaria De Candia del Comitato Italia Siria. Oggi abbiamo organizzato questa manifestazione di sensibilizzazione per la causa siriana. Siamo vicini al popolo siriano e al suo governo legittimo affinché la Siria rimanga quella che è, uno Stato sovrano, nazionale e laico soprattutto. Stiamo sensibilizzando sia il popolo italiano e tutte le persone oggi qui presenti per appunto l'appoggio alla causa siriana contro l'opera di discriminazione che questo popolo sta subendo. Portiamo avanti anche una petizione popolare affinché si riallaccino i rapporti e le relazioni diplomatiche tra i nostri due paesi, perché è incomprensibile che non ci siano più rapporti con l'ambasciata siriana. Io mi trovo qui come messaggero di pace, la pace nella mia patria, la Siria, perché la pace è un tesoro, un'energia, un capitale, è l'ossigeno della vita senza la quale non si può vivere, si soffoca. Con la pace è tutto possibile, tutto realizzabile, e senza la pace non si fa assolutamente niente di bene e di buono. Dunque io mi trovo qui per la pace, però la pace è un dono di Dio, e se Dio non battisce la casa, inutilmente lavorano gli operai. Dunque qui come segno di solidarietà, però pregando affinché il buon Dio ci dà la pace e che si mette fine a questa situazione catastrofica. Perché nella guerra non c'è nessuno che guadagna, tutti sono perdenti. E dunque la pace vuol dire essere vicino di Dio, amore. E dunque pace attraverso un dialogo fra tutti i siriani per raggiungere una intesa che dà a Cesare quello di Cesare e a Dio quello di Dio. Buongiorno, io mi chiamo Nicola Bizzi, sono un editore e sono il fondatore di una rivista di geopolitica che si chiama Novum Imperium. Oggi sono qui per manifestare la mia piena e totale solidarietà al governo legittimo della Siria, all'unico governo legittimo che vuole il popolo siriano, e al leader della Siria Bashar al-Assad. La Siria è al centro di una vergognosa campagna diffamatoria. L'obiettivo è rovesciare il legittimo governo siriano, come è stato fatto con la Libia di Gheddafi, tutto per fare il gioco del nuovo ordine mondiale, della globalizzazione. Ci sono delle oscure potenze che vogliono distruggere e annientare tutto quello che non si allinea alla loro logica, al loro beneficio, a tutto quello che gli può fare comodo e bene. Dobbiamo sostenere i popoli liberi, tutti i popoli che non si arrendono, che non accettano i diktat degli Stati Uniti e del sionismo mondiale. Dobbiamo opporci ai grandi capi della finanza internazionale, perché tutto ha sempre una ragione economica. Non c'è giustizia in un Occidente che si intromette in affari di Stato di altri paesi sovrani. Hamid Massoumi Nejad, Montecitorio, Roma. Allah, Suria, Bashar, Allah.